La potenza di Gullit salta fuori subito dopo 7 minuti, 2 partite, 2 gol in acrobazia. Non è male, questo giovanotto deve avere qualcosa in testa oltre ai fusilli. Gullit va al raddoppio con un calibrato colpo di testa, 2-1 per gli ospiti, che crea numerose occasioni. Al 43esimo è Gullit con un tiro violentissimo su punizione dalla lunga distanza. Ruud Gullit deve tenere alto l'onore dell'Olanda e inventa una punizione simile a quella messa a segno con il Guion. Palla rovente per Bistazzoni che la molla subito. E Gullit riesce a fare il giro di tutta la difesa azzurra e a segnare il terzo gol. Sulla parabola di Donadoni svetta Gullit e Tacconi è battuto. 1-0. La terza rete giunge che è da poco passato il quarto d'ora. Ancelotti colpisce al volo, ma sulla traiettoria Gullit mette il piedino infilandosi nel tabellino dei marcatori. E Gullit e il Milan non tradiscono gli euforici tifosi schiacciando il Como 5-0 e conquistando la quarta vittoria consecutiva, la quinta senza lo 0-2 a tavolino per il petardo a Tancredi. Proprio Gullit su punizioni inventa l'1-0 al 13esimo, salendo a quota 7 nella classifica dei cannonieri. A raffreddare di lì a poco la contentezza milanista, giunge però la notizia della rete del napoletano Renica. Gullit da due passi dà il meritato vantaggio al Milan su imbeccata di Evani. È un gol che sblocca psicologicamente una situazione difficile. Lo rivediamo.